sia la terza parte di questo metodo della lettura super veloce, che come ti ho detto è quello del presente e futuro, presente perché è quello che oggi io per primo utilizzo e soprattutto quello che ora ti do è rivisto e corretto da me, perché ti spiego quello che viene detto e quello che utilizzo io, perché l'ho leggermente modificato. E per il futuro si intende tutta quella parte tecnologica, quindi dove la tecnologia dei tempi di oggi e dei tempi di domani ci viene in aiuto per poter migliorare le nostre prestazioni e per poter aumentare le nostre conoscenze. Ti ricordo una cosa: abbiamo detto che il passato, ovvero le tecniche che abbiamo visto nella prima fase, nascono come metodo per vendere dei corsi a degli studenti, i quali hanno come obiettivo quello di superare degli esami, non tanto quello di trattenere le informazioni nel lungo, lunghissimo termine. Tanto che, come ti ho già detto, probabilmente non ricorderai quasi nulla di tutto ciò che hai studiato in tutti gli anni di scuola ed eventualmente di università che hai seguito. Questo perché? Perché il fine primario dell'allievo non è tanto apprendere informazioni e ricordarle nel lungo termine, ma appunto superare l'esame. Ma non è quello che ci interessa, o meglio, Dipende da quello che ci interessa, nel senso che in questo metodo, che è quello che utilizzo io, il mio obiettivo è quello di studiare materiale di mio interesse, di mia passione e di trattenere le informazioni a lungo e lunghissimo termine. Ripeto, questo è il mio obiettivo ed è quello che ti spiego in questa seconda parte. Ovviamente dipende dal tuo, perché se il tuo obiettivo è leggere un romanzo in maniera più veloce, ad esempio la parte che stiamo per fare adesso dell'anteprima, può anche non interessarti. Perché poi fondamentalmente è un romanzo che ti interessa giusto uh, leggere, avere qualche emozione, passare il tempo. Se invece devi superare degli esami, allora questo metodo, quello che stai per seguire ora nell'anteprima delle mappe mentali, ti sarà estremamente utile, ma ancora di più ti sarà molto utile questo metodo se. Lo dovrai usare, o meglio, se il tuo obiettivo sarà quello di trattenere le informazioni, di ricordare le informazioni a lungo e lunghissimo termine, ovvero di inciderle a fuoco all'interno della tua mente e dei tuoi neuroni. Ecco perché per fare questo dobbiamo utilizzare tutte e due le parti del cervello, quindi la parte sinistra e la parte destra. In maniera tale che si fondano e che funzionino assieme, che ti permettano di ricordare nel lungo e lunghissimo termine, ma non solo, perché non mi serve soltanto ricordare, ma mi serve anche che la mia mente la faccia propria l'informazione. Cioè, che un giorno non dovrò soltanto richiamare un'informazione come se fosse un computer che va a richiamare un file. Ma ho bisogno che la mia mente tenga dentro tutto ciò che ha imparato in modo da poter creare dei nuovi schemi, da poter creare delle nuove sinapsi, da poter creare delle nuove connessioni. Sappiamo un po' come è fatto un neurone, no? Un neurone è, ehm, è una cellula cerebrale. Fatta da un nucleo e da tante diramazioni, diramazioni che poi si collegano ad altri neuroni e fanno tutta la rete del, del nostro cervello, la rete neuronale, dove appunto ci sono tutte le nostre informazioni. Ed è stato proprio studiando il neurone che si è creata la tecnica degli schemi mentali o delle mappe mentali. Abbiamo già accennato al bellissimo libro di Tony Buzan, dove parla delle mappe mentali, che ti consiglio di studiare perché lo approfondisce molto di più l'argomento. Rispetto a quello che ti potrò dire io adesso, per quello che ti serve sapere per questo corso, e appunto grazie alle mappe mentali avremo qualcosa di molto più semplice da imparare, da richiamare, da trattenere e da collegare in futuro per la nostra crescita, per la nostra evoluzione, per la nostra per le nostre esperienze, per le nostre ricerche io per primo sono un ricercatore della mente, del corpo, quindi mi serve tantissimo avere dentro di me tutto quello che ho studiato perché a distanza di tempo devono tornarmi utili. Io mi rendo conto oggi, oltre 40 anni che la mia mente utilizza tutte le informazioni che ha avuto da quando sono piccolo, quindi Uh, informazioni prese da quando andavo a scuola, informazioni di quando vendevo computer, informazioni di quando facevo formazione, informazioni di quando uh, facevo esperimenti con l'ipnosi, informazioni di quando ho fatto l'imprenditore di più aziende, informazioni di quando ho lavorato con l'arte, informazioni di quando ho fatto sport, tutte informazioni che possono essere teoricamente, o meglio, possono sembrare staccate, ma che in realtà se inserite bene nella nostra mente, Diventano parti della nostra rete neuronale e sono sempre accessibili. Ecco perché mi sono sentito di inserire questa parte, perché questa secondo me è la parte più importante. Io utilizzo la tecnica delle mappe mentali o degli schemi mentali, come si trova un po' in giro, sempre, soprattutto non soltanto quando leggo, ma anche quando creo, anche quando. Uh, mi vengono delle intuizioni anche quando mi mancano dei pezzi, quando faccio un brainstorming, quando devo creare un progetto nuovo. In qualunque momento quando faccio una coaching con una persona. Io utilizzo una mappa mentale a mano a mano che la persona mi parla perché ho bisogno sempre sotto mano di alcune informazioni quando poi mi vengono, magari dal suo inconscio. Quindi, qualunque sia l'utilizzo che ne vuoi fare, la mappa mentale torna sempre utile. Ovviamente in questo contesto la, mh, ci focalizziamo sull'utilità della mappa mentale per la lettura super veloce. Quindi andiamo al sodo. Che cos'è una mappa mentale? Una mappa mentale replica un po' la figura del nostro neurone, ovvero parte da un globo centrale, da un, um, un nucleo centrale che è l'argomento, che è il libro, che è il tema, che è l'esame, eh, che è il brainstorming, che è quello su cui stai lavorando. L Ipotizziamo che tu stia studiando... Non so, un libro di psicologia o che tu stia studiando questo stesso corso. Quindi, se volessimo fare una mappa mentale di questo corso, inizieremo con al centro il, il nome Lettura Super Veloce. La cosa interessante della mappa, rispetto all'indice, rispetto alle descrizioni classiche, quelle testuali e basta, è che la mappa mentale utilizza e sfrutta la grafica, utilizza i colori, utilizza le icone, utilizza le, le immagini. E utilizzando tutto questo appunto come facevamo da bambini, quindi disegnavamo, scarabocchiavamo, eh, usavamo colori, usavamo immagini, facevamo disegnini, esattamente nella stessa maniera andremo a fare con la mappa mentale, ma con delle regole, delle regole che permetteranno alla nostra mente di trattenere al meglio quelle informazioni e di richiamarle quando ci serviranno, anche a distanza di anni o di decenni, al semplice sguardo di quella mappa mentale o, meglio ancora, al semplice ricordo di quella mappa mentale. Proprio perché è una mappa, quindi sarà fatta utilizzando queste regole, colori, eccetera, che ora ti spiegherò, la mente la ricorderà in modo fotografico ed è molto più semplice per la mente inconscia e soprattutto per la mente creativa ricordare una cosa a colori rispetto che ricordare un indice di un libro. Ti sarà mh, probabilmente eh, molto palese questo concetto eh, avrai sicuramente qualche ricordo di non so un quadro un'immagine una fotografia una cartolina molto più vivo dell'indice del libro dell'ultimo libro che hai letto gli indici sono tutti uguali un ammasso di parole messi uno sotto l'altro nero su bianco difficile poter fotografare mentalmente un indice di un libro diverso invece una mappa unica Colorata con determinate logiche, che vale solo per quell'argomento, solo per questo corso, solo per chissà cos'altro. Quindi partiamo con lettura super veloce al centro. In pratica, secondo le regole della buona della creazione, la buona mappa mentale, il primo ramo figlio dovrebbe essere in alto a destra, e poi girare in senso orario. Ora, mh, questo è quello che ci viene detto ed è una delle prime regole. In realtà. Io personalmente inizio da in alto a sinistra perché? Perché noi siamo abituati, noi occidentali, siamo abituati a scrivere dal, dalla sinistra verso destra. Quindi il nostro inizio di un foglio è in alto a sinistra. E in alto a sinistra quando leggiamo un libro, e in alto a sinistra quando iniziamo a scrivere su un quaderno. Non iniziamo da in alto a destra. Ok? Quindi io personalmente inizio da in alto a sinistra. Per sicurezza, ovviamente questa è una convenzione che devi scegliere tu, perché puoi iniziare un po' dove ti pare, non è un problema. L'importante è che fai sempre la stessa cosa e che ricordi da dove hai iniziato. Per sicurezza puoi anche mettere il numero, puoi usare una priorità, puoi mettere un 1 oppure puoi mettere uno start, insomma. Diciamo che iniziamo come faccio io. E per questo corso, ad esempio, il primo ramo potrebbe essere in blu e iniziare con passato. Puoi creare dei sottorami che possono essere, ad esempio, tecniche, possono essere esercizi e ancora per ognuno di loro possiamo, ad esempio, nelle tecniche mettere punti di fissità, possiamo mettere PAM, parole al minuto, possiamo mettere il tasso di comprensione e negli esercizi possiamo mettere esercizio del rombo, esercizio eccetera eccetera. Tutto ciò che ti serve per ricordare velocemente. Altra regola delle mappe mentali è che ogni ramo con i suoi sottorami deve avere sempre lo stesso colore. Questo perché la mente deve capire che un determinato ramo è con tutta quella serie di esercizi legato a quel colore, mentre ad altri devono esserci altri colori. Quindi se il passato è blu, i sottorami saranno blu e i suoi sottosottorami saranno blu. Ovviamente puoi se lo disegni con i colori, i pennarelli puoi fare il ramo principale più grosso poi i sottorami della prima generazione, quindi i primi sottofigli un po' meno grossi ma sempre evidenti e poi i sottosottofigli ancora un po' più sottili in maniera da far comprendere il, il passaggio tra ramo genitore, ramo figlio, ramo nipote, così possiamo chiamare, ok? Poi possiamo fare un altro, quindi girando in senso orario Possiamo fare un altro ramo fratello di un colore, magari rosso più evidente, con il presente. E nel presente andrai a mettere tutto quello che stiamo facendo adesso. Quindi la preparazione, l'anteprima, è quello che andremo a fare nei prossimi moduli. Nel futuro, per esempio, possiamo andare a mettere le tecnologie, quindi i software. Quindi magari vai a mettere onde bineurali, meditazioni. Software che è quello che ti sto per dare adesso, quindi il nome del software, magari con il link, eccetera. Così hai una mappa mentale molto semplice di quello che è questo corso, ma all'istante quando l'andrai a vedere. Ti tornerà in mente tutto quello che si è fatto. Quindi, se non ricordi uno degli esercizi, appena tu vai a vedere e appena vedi, non so, il rombo, ti ricordi che il rombo è l'esercizio che ti serve il cartoncino col filo che serve per aumentare il tuo campo visivo, eccetera, eccetera. Perché la mente ti riporta subito alla memoria quello. Poi, non solo, cosa puoi fare? A fianco a ogni rametto, ramo, sotto sottoramo, sottofiglio, quello come lo vuoi chiamare lo chiami, è utile aggiungere sempre un disegno o un'icona o qualcosa che rappresenta quel ramo stesso, perché ancora di più, come abbiamo detto prima, la parte più creativa si, mh, si attiva molto più semplicemente, molto più facilmente, in maniera molto più potente quando ci sono dei disegni, dei colori, delle immagini, perché la nostra mente emotiva ragiona per immagini, mentre la nostra mente razionale ragiona per testi. Utilizzando entrambi, mettendo rombo e mettendo il disegnino del del cartoncino del rombo con la linea in mezzo subito ricordi che è quello lì punti di fissità ti metti uno dei quadratini con i punti dove devi fissare e ti ricordi subito di che cosa stai parlando ok quindi è importante usare colori uguali sotto rami con magari cambia il carattere cambia il grassetto cambia il corsivo cambia la grandezza del carattere in base all'importanza del ramo ma è importante anche l'immagine di conseguenza. Quindi ogni ramo ha il, il proprio colore, così che ricordi subito questo. Altra cosa importante è usa sempre dei colori vivi, quindi evita, che ne so, il giallo chiaro o l'arancione, perché la mente potrebbe, se avvicinati a dei colori molto vivi, magari usi il blu, il rosso, il verde scuro, poi mi metti il giallo e l'arancione chiaro, la mente potrebbe cancellarli perché mentre gli altri sono molto vivi, molto palesi, il giallo e l'arancione, soprattutto se l'arancione è molto chiaro, non è quello ben marcato, potrebbero faticare a essere ricordati. Quindi usa sempre colori vivi, rosso, eh, verde, blu, marrone, viola, quindi tutti i colori molto mh, nero anche, insomma molto importanti. Come fare le mappe? Ora la cosa più semplice è usare un foglio da disegno, per esempio io uso i miei bravi fogli da disegno, quelli più grandi, dipende dalla mappa che devo fare, se è una mappa piccola uso il foglietto A4, se è una mappa grande uso il foglio A3, eh, usa i colori, mh, insomma puoi usare proprio i pennarelli, quelli colorati, quelli che si usavano da bambini o, o che si usavano da grandi e puoi tracciare la mappa a mano. Che è una cosa, da un certo punto di vista, ancora meglio da fare, perché lo ricordi ancora meglio, proprio perché la fai tu, ma c'hai un limite: che se vuoi aggiungere delle cose dopo, se hai sbagliato qualcosa, sei fregato, perché non puoi cancellare. O dovessi usare il bianchetto, insomma, faresti un pasticcio. Ed è importante non fare pasticci, perché le mappe mentali, un'altra regola fondamentale è che. Le mappe devono essere pulite, devono essere chiare, non ci devono stare gli incroci dei, uh, dei, dei, dei rami, rametti, le, 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 insomma, tutti questi casini. Devono essere belli puliti, mh, ben distaccati, ben chiari. Se cominci a fare eh, cancella, aggiungi, fai, dici, sporchi, diventa un casino e quindi la mente poi la vede come caotica, non capisce niente. Invece, per fare questo ci viene... In aiuto il futuro ovvero la tecnologia anche se ormai è un futuro presente però in questo corso per futuro ti intendo la tecnologia e tutto quello che ci viene in aiuto ora nel mondo degli smartphone dei tablet dei computer er cerchi mind map, mind map quindi mind map che è scritto in inglese o mappe mentali o schemi mentali trovi applicazioni software di tutto di più, le trovi per iPhone, le trovi per Android, le trovi per Windows, le trovi per qualunque sistema operativo. Alcune gratis, alcune a pagamento, alcune insomma, fa, poi potrai sceglierti tu quella che vorrai. G gira un po' sul web e qualcosa trovi. Ma io te ne consiglio una, una che esiste da tanto tempo e che io reputo ancora una delle migliori. L'unica cosa è che questa, ovviamente lavorando sul PC, per me è importante un software da PC. Questo software si chiama FreeMind, lo puoi scaricare dal link che trovi qui sotto, è completamente gratuito, lo installi su Windows e hai un vero e proprio pannello da disegno per poter costruire le mappe mentali. Tutto quello che hai visto dietro di me crearsi mentre io parlavo è stato fatto con FreeMind, software completamente gratuito dove puoi fare esattamente quello che ti sto dicendo. Puoi cambiare i colori, puoi mettere le icone, puoi caricare delle, dei, delle tue immagini, puoi mettere dei link, tutte cose che su un foglio di carta non puoi fare. Su un foglio di carta devi fare i disegnini, io che sono incapace a disegnare, per me fare dei disegnini <ride> è una roba eh, drammatica. Quindi preferisco molto di più usare il computer dove posso scaricarmi l'immagine che mi serve, l'icona che mi serve e metterla proprio lì sul ramo che mi serve per ricordare. L'altro vantaggio di un software come FreeMind è che puoi cancellare, spostare, modificare, se hai bisogno di più spazio, allargare. Insomma, puoi fare quello che vuoi, se sbagli, se non sbagli, se ti sei dimenticato qualcosa, se vuoi aggiungere qualcosa su un programma, puoi farlo. Cosa che invece su un foglio di carta no. Quello che ti consiglio di fare se vuoi trattenere ancora di più nel lunghissimo termine il, il materiale che hai studiato è usare FreeMind che ti... Mh, aiuta appunto a poterlo fare sul PC. Magari è ovvio che ci metti un po' più di tempo perché sul PC devi diventare un po' più manuale rispetto a fare una riga eh, e a scrivere una cosa su foglio di carta. Ma la cosa che puoi fare è prima crei la mappa su FreeMind. Quando hai terminato la mappa, perché poi capirai che nella preparazione che ti sto per spiegare, potresti avere la necessità di aggiungere, potresti avere la necessità di avere più spazio, potresti avere la necessità di reimpostare l'impostazione appunto della, delle, dei, vari, dei, dei vari gruppi. E quindi su un file digitale è molto più semplice, i file digitali poi li puoi, cons li puoi conservare sul computer, magari i pezzi di carta poi li dimentichi o come succede a me nei vari traslochi li perdo, mentre sul computer, magari su un Google Drive o da qualche parte che sta sempre lì, non rischi di perderlo. E una volta che hai terminato e sei contento ed è ben chiara la mappa sul computer, un'ulteriore cosa che potresti fare è quella di ritrasformarla tu a mano su un foglio da disegno. In questo caso la mente la prenderebbe ancora di più. Quindi, se è qualcosa che tu vuoi. Trattenere dentro di te non solo per un esame, ma perché ti serve a lungo termine perché ci sono informazioni davvero importanti che dovrai richiamare. Che pensi che dovrai richiamare nel tempo? Falla prima sul software e poi rifalla a mano un po' come l'hai fatta sul software. Quindi sai già come impostarla, sai tutte le cose che devi scrivere. La rifai a mano, così che anche la manualità aiuta alla mente a ricordare perché una cosa che ricorda quello che vede. Una cosa che nella mente tu vai ad inserire anche dei ricordi gestuali, quindi hai anche una memoria cellulare, hai una memoria fisica, una memoria dell'arto, hai una memoria del vedere mentre si crea. Quindi è diverso avere quello che fa il computer, magari su un monitor, dal quello che hai fatto tu, creato pezzo per pezzo. Questa è una cosa in più che ti consiglio di fare se vuoi veramente trattenere nella memoria. Ora, come fare una mappa mentale? Andiamo in questa fase che è appunto della preparazione. Hai capito come si fa? Hai capito come si può fare la mappa di, ad esempio, questo corso? Come fare, ad esempio, quella di un libro? Ora, teoricamente la mappa la dovresti fare a mano a mano che leggi, però quello che ti consiglio è appunto la fase di preparazione, ovvero... Innanzitutto leggo il titolo, ad esempio, non so, Guida all'esperto e sottomodalità. Leggeremo il sottotitolo, leggeremo la quarta di copertina, e già ci faremo un'idea di che cosa parla. E leggeremo l'indice, e già abbiamo un'idea molto più precisa di ciò che parla. Teoricamente già l'indice potrebbe diventare la mappa mentale. Ma non solo. Iniziamo a dare un'occhiata molto veloce, dopodiché in 5 minuti sfogliamo il libro quasi in fotolettura, e capiamo di che cosa stiamo parlando e la mappa come la creiamo con le regole che abbiamo capito quindi iniziamo da dove abbiamo deciso se in alto a destra in alto a sinistra non è importante se vuoi ad esempio su freemind puoi mettere le priorità puoi mettere proprio 1 2 3 così che sappiamo da che parte girare dove inizia eccetera quindi puoi mettere 1 cosa sono le sottomodalità PNL Ericsson e quello che sia 2 sottomodalità visive 3 sottomodalità auditive 4 sottomodalità cinestesiche poi puoi mettere quello che hai compreso in maniera grossolana. Dopodiché, a mano a mano che leggerai il libro con la lettura veloce che andremo a vedere, puoi usare le tecniche del passato che già conosci, puoi usare le tecniche che abbiamo iniziato a vedere, che ti spiegherò meglio adesso, nei prossimi moduli, andrai a leggere e a mano a mano che troverai le cose che ti interessano, le porterai sulla tua mappa mentale. Quindi non sarà più una lettura. A fare il pam, cioè. A, a, oddio, quante, le, quante parole ho letto al minuto. Eh, oh, il mio amico ne ha letto più di me, mio fratello ne ha letto più di me, lui è più veloce. Non mi interessa in questa fase quante parole al minuto hai letto, ma quante quanta comprensione avrai nel lungo termine. Quindi, meglio, leggere alla velocità giusta, quindi quella che ormai è già stata aumentata, perché se hai fatto tutti gli esercizi del primo mese. È impossibile che tu non legga più velocemente di prima. Con quella velocità apprendi le cose, finisci il capitolo, passi le cose importanti sulla mappa. Un intero capitolo potrebbe essere una parola, potrebbe essere un ramo o un sottoramo, in maniera molto veloce. E da lì ricorderai, grazie a quel ramo e quel sottoramo, tutto il capitolo. O, meglio, quello che ti interessa del capitolo, perché non ci dimentichiamo il concetto dell'80-20, ovvero il concetto principale racchiuso nel 20% del capitolo, l'altro 80% è un corollario. Quindi, alla fine, su un capitolo di 5-6 pagine, una potrebbe essere valida, e di tutto quello una parola la rappresenta, con un'icona diventerà poi il rametto che ti serve. E così vai avanti, fino alla fine del libro. Ovviamente, strada facendo, mentre leggi il libro, potrebbe sorgere la necessità di aggiungere dei rami. Perché magari capisci che alcune cose dovrebbero essere divise in due rami invece che in uno, oppure aggiungere un altro che ti era sfuggito, oppure reputi necessario per un migliore apprendimento e ricordo splittare dei rami, quindi dividerli, fare dei cambiamenti, eccetera. Fai ciò che reputerai necessario. Ripeto, col software lo puoi fare perché puoi modificare come vuoi. Una volta che poi avrai definito la mappa mentale completamente potrai se vorrai appunto la... rifarla a mano. Quindi per concludere questo modulo riassumiamo questa fase di anteprima. Prima di tutto fai la preparazione che abbiamo visto nel modulo precedente. Dopodiché prendi il tuo libro o il videocorso o quello che stai studiando o che devi leggere o che devi vedere e setta la tua intenzione. Quindi qual è il tuo obiettivo? Cosa vuoi apprendere? Cosa ti serve? Dopodiché dai se un libro una... Veloce lettura, al titolo, al sottotitolo, alla quarta di copertina, all'indice e sfoglia velocemente tutto il libro. Roba di 5 minuti. Da quello che hai compreso in questa prima fase di anteprima, crea la mappa mentale. Usa il software perché secondo me ti viene più comodo. Poi poi, ti ripeto, puoi farla anche a mano e poi vedi tu come riorganizzarla. Dovrei usare un po' più pagine, ma è rilevante. Crea la mappa mentale di anteprima. Con le linee fondamentali, con le linee guida. Dopodiché la andrai a riempire a mano a mano che andremo nella prossima parte, nel prossimo modulo, che sarà poi appunto la lettura vera e propria, dove andrai ad entrare nel dettaglio di quello che è il testo, il corso o quello che sia. Quindi questa è la fase di anteprima, ma soprattutto questo è il concetto. Delle mappe mentali molto in breve, ovviamente. Tony Buzan ci ha scritto un libro, ce ne sono anche tanti altri, c'è tanto materiale sulle mappe mentali. Io ti consiglio sempre il libro di Tony Buzan perché è il capostipite insomma, di tutto questo ed è uno dei migliori per approfondire come usare le mappe mentali. Qui abbiamo visto un, un utilizzo semplice per la lettura, ma ti posso garantire che si può utilizzare per tutto. Si può utilizzare per un brainstorming, come ti dicevo, per creare un'azienda. Uh, per una relazione, per qualunque cosa, le mappe mentali servono, cioè sono uno strumento talmente tanto malleabile, talmente tanto potente e che ovviamente non ci hanno insegnato a scuola proprio perché è estremamente potente, che può davvero migliorarti la vita su tanti campi, non soltanto quello dell'apprendimento e della comprensione, ma anche su quello della creatività, del business, dei progetti, delle relazioni e tanto altro. Quindi ti consiglio di approfondire le mappe mentali, e per quanto ci riguarda per questo modulo ti consiglierei di fare un esercizio per chiudere nel frattempo così da fare pratica prima del modulo successivo è quello di creare la mappa mentale di qualcosa di facile ad esempio del tuo ultimo viaggio o della, della tua ultima vacanza di qualcosa che è abbastanza vicina nella tua memoria e su cui puoi creare una mappa mentale non è un libro ma Proprio perché qualcosa di a te vicina e di a te emozionale ti dovrebbe diventare abbastanza facile poter creare la mappa mentale. Il viaggio può essere diviso in due, tre, quattro, cinque rami fondamentali, dipende da quello che hai fatto. Non sono andato in Egitto, l'arrivo oppure la, la preparazione, quindi il prima dell'essere dell andato, poi l'arrivo, il resort, poi uh, il deserto, poi la barriera corallina, poi il diving. Invento una roba, ti ho detto una mia, insomma. <ride> così giusto al volo. E ho fatto la mappa. Da lì poi faccio le varie sottomappe, ci metto le immaginine, eccetera. Questo più che altro per fare pratica anche se vuoi usare il software Freemind, proprio per iniziare ad abituarti a diventare veloce nel fare questo. Nel software Freemind vedrai, è fatto anche in italiano, quindi è abbastanza semplice, smanettaci un po', non c'è bisogno di dover fare un corso per usare Freemind. Uh, Guarda un po' come funziona, usa il tasto destro, ti si aprono tutte le varie funzioni, potrai aggiungere il ramo figlio, il ramo fratello. Quindi, figlio vuol dire che va sotto, fratello vuol dire che va da un'altra parte. E per ognuno di questi puoi allungarli, puoi cambiargli il colore, puoi cambiargli il carattere, puoi metterci un'icona un già predefinita, puoi metterci un'immagine che puoi scaricare tu, puoi metterci un link, puoi metterci qualunque cosa. Quindi giocaci un po', smanettaci un po', utilizza la creatività. Per poter fare questa mappa mentale, crea la mappa mentale della tua ultima vacanza, dopodiché ritorna di nuovo su questo corso e andiamo assieme al prossimo modulo. Ti aspetto lì dopo questo esercizio.